segretaria della Commissione Antimafie, che vi invito ad accogliere con un forte applauso. L'intervento di Wanda sarà su un impegno quotidiano per i diritti. Benvenuta. Buon pomeriggio a tutti, grazie Giorgia, grazie a tutta la classe dirigente, simpatizzanti e militanti e tanti ospiti per una 3 giorni che non deve essere descritta da alcuna stampa, ma che viene descritta nei cuori, nelle idee, nella passione, ma in quello saper interpretare la politica con la P maiuscola che Giorgia quotidianamente ci dà come ovviamente strada da perseguire. E io devo ringraziare ovviamente i colleghi della Commissione Antimafia, i colleghi della Commissione Giustizia, perché parlare di libertà in questa sessione introdotta egregiamente da Francesco Lollobrigida credo che faccia comprendere anche le tante battaglie proposte, spinose, spesso difficili da portare avanti, perché la libertà è qualcosa che si conquista giorno dopo giorno nella quotidianità per nuovi traguardi, ma che ancor di più Fratelli d'Italia lo sta facendo, dimostrando che tutto ciò che è stata quella libertà consegnata grazie al sacrificio dei nostri padri non deve essere mai e comunque messa in discussione. Per quella madre patria di cui si è parlato ieri, per quello che in qualche modo abbiamo chiesto come Fratelli d'Italia nella quotidianità dei lavori parlamentari al governo di non abbassare la guardia rispetto alla lotta alla criminalità e alle mafie, ma soprattutto dobbiamo ammetterlo, abbiamo trovato un clima totalmente diverso, un clima dove abbiamo registrato un calo di tensione che l'Italia non può permettersi e soprattutto un calo di tensione che riguarderà ancor di più i tanti pericoli all'orizzonte con i tanti fondi del PNRR che sono molto appetibili alla criminalità organizzata. E devo dire, quando parlo di calo di tensione, forse è per utilizzare un termine molto più semplice, molto più gradevole, ma dovremmo parlare proprio di un vero passo indietro da parte dello Stato e di un arretramento rispetto alle tante battaglie. Siamo partiti con le scarcerazioni dei boss, con la scusa e il pretesto del Covid, in una simbologia che li rende sempre più forti rispetto al ritorno nelle proprie case e nelle proprie ovviamente comunità dove hanno operato per anni e dove hanno inciso determinando lo sfacelo totale. Dal mio accento capirete che non provengo dal nord, ma come ieri ha detto in modo egregio rappresentando quella Sicilia migliore, Musumeci mi sento di dire di rappresentare, quella Calabria, quel mezzogiorno migliore che non arretra rispetto alle battaglie, a quelle battaglie che tutti da una stessa parte dobbiamo portare avanti. Lo abbiamo fatto rispetto all'ergastolo ostativo, che era quello strumento tanto voluto da Giovanni Falcone, uno strumento che incideva sulla lotta alla criminalità attraverso la possibilità ovviamente del pentimento. Lo abbiamo fatto ragionando nella quotidianità, ma in un governo cosiddetto dei migliori che, come giustamente sottolineato ieri da Giorgia, vede uno scontro tra, devo dire, una guerra nell'Ucraina con un aggressore abbastanza forte, gestito ovviamente da Di Maio, piuttosto che ovviamente altri settori, ma io aggiungerei anche quello che sta facendo la ministra Cartabia, per non parlare della Lamorgese. E diciamo che ovviamente tutto quello che riguarda la condanna dell'ergastolo ostativo ha visto la nostra contrarietà. Pensare ai permessi premio per chi ovviamente hanno la condanna all'ergastolo, che significa recidere una volta per tutti il rapporto tra il detenuto e le azioni criminali del territorio, ha visto invece un messaggio rafforzativo in quella parte di popolazione che probabilmente ritiene che lo Stato, molte volte invece di dare ai cittadini più sani e onesti una patente per poter decolare, detiene il primato di doverlo lasciare a chi questo territorio cerca di sbranarlo giorno dopo giorno. Strumenti repressivi, abbiamo parlato ovviamente di quello che significa libertà, libertà significa la proprietà, significa la possibilità in qualche modo del diritto alla vita, del diritto all'iniziativa, e soprattutto abbiamo parlato anche di una riforma della giustizia che parla della famosa improcedibilità
che trasforma un mare di processi che non arriveranno mai a sentenza, quei processi che vedono ovviamente le parti lese non essere tutelate mai e comunque. È una forma di una grande amnistia mascherata, un colpo di spugna da parte dello Stato, al quale avevamo chiesto l'aumento degli organici ovviamente nella magistratura, l'aumento degli organici negli uomini e nelle donne in divisa che quotidianamente rappresentano un pilastro del nostro Stato, ma soprattutto avevamo chiesto strumenti che riguardano anche il potenziamento dell'edilizia carceraria, che significa la parte del commissario anti-racket e anti-usura. Eppure gli ultimi governi, questo lo dobbiamo chiarire, dal Conte 1 a Conte 2 al governo dei migliori, non ha voluto investire né sulla giustizia né sulla giusta giustizia, tantomeno l'ha voluto fare per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Le organizzazioni mafiose guarderanno al nostro paese con un interesse forte, abbiamo chiesto più volte di istituire un comitato, quello sul PNRR, che non riguarderà soltanto la parte della programmazione delle opere piuttosto che dell'aggiudicazione degli appalti, ma che riguarderà l'esecuzione. L'esecuzione perché si appoggeranno ovviamente a quelle imprese che spesso sono loro costole. E gli strumenti ci sono, gli strumenti per poter in qualche modo determinare le imprese che invece a seguito del Covid avevano bisogno di un supporto, di uno Stato che gli desse quella mano che più volte abbiamo sollecitato. Spesso quelle imprese saranno state, saranno e continueranno ad essere vittime di usura, di gente che cercherà di entrare con la liquidità negli asset societari. E allora vedete, non c'è parte d'Italia che non sia toccata dalla criminalità. Io vengo dalla terra da dove nasce purtroppo forse l'associazione mafiosa più grande, più potente al mondo, l'Ndrangheta. E allora, per utilizzare un po' un eufemismo rispetto a tanti procuratori che si sono esposti con grande chiarezza, ma le dichiarazioni dello stesso procuratore De Rao, dobbiamo cercare tutti quanti di risollevare questo paese, farlo nella nostra quotidianità, farlo anche attraverso le testimonianze di quegli uomini per i quali è nata anche una classe politica. Questo è il trentennale delle stragi di Via De Amelio, di Capaci. Non basterà soltanto una manifestazione per ricordarlo, dobbiamo farlo con gli atti, con quella coscienza di cittadini italiani. E vedete, la libertà, diceva in qualche modo qualcuno che mi ha preceduto, è l'unico vero tassello sul quale dobbiamo costruire, ancor di più rispetto a chi pensa che non ci sarà una primavera dove si abbatteranno le tante criminalità organizzate pensando che possono tagliare tutti i fiori. Io credo che da questa sala i tanti fiori, le tante idee, le tante passioni messe in piedi da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia vedranno in un governo futuro la volontà di abbattere la criminalità organizzata. Chiudo dicendo che c'è qualcosa al quale non ci piegheremo mai. Noi non ci piegheremo mai ad una politica che in qualche modo, diceva Borsellino, la politica e la criminalità lavorano sul controllo del territorio. O si combattono o trovano un accordo. Fratelli d'Italia non potrà mai trovare nessun accordo e farà la guerra a qualunque forza che sia criminale. Grazie.